Luciano D'Amico, l'ex rettore dell'Università di Teramo, sfiderà le prossime regionali del 2024, Marsiglio e il centrodestra. In stand-by resta Azione, che ieri ha disertato il tavolo conclusivo che si è svolto nella sede della regione a Pescara, ma è presto per trarre conclusioni. Il deputato e segretario regionale Sottanelli, in maniera molto pacata, ha solo rimarcato che non solo Azione era assente, questo è il tempo della riflessione. Carlo Costantini resta il candidato che ci avrebbe portato dritti alla vittoria. Poi precisa nulla contro Luciano D'Amico, al quale sono legato da un rapporto di stima e di profonda amicizia. Una persona cordiale, equilibrata, che saprà sicuramente entrare nelle famiglie di tanti cittadini abruzzesi che saranno chiamati al voto. Poi c'è una cosa da dire: noi abbiamo 6 mesi di tempo, per la prima volta siamo pronti verso le elezioni di marzo 2024, quando si voterà la regione, per far conoscere ancora meglio Luciano D'Amico, e sono convinto che lui riuscirà a far innamorare tantissimi abruzzesi. Ma quelli che ci dicono Luciano D'Amico è poco conosciuto, sicuramente invece conoscono i 5 anni di questa amministrazione regionale, che sono stati i peggiori in assoluto. Sanità, scuole, trasporti, sociale, tutto quanto quello che hanno visto in questi 5 anni, noi ci, diciamo, mettiamo in campo per cambiare, per dare una nuova visione all'Abruzzo, per fare in modo che l'Abruzzo non sia una succursale politica di Fratelli d'Italia, ma che pensi di più alla cittadinanza. Una scelta autorevole che consentirà di allargare il campo delle forze civiche e politiche, come ha rimarcato il segretario del PD Daniele Marinelli, e per il Movimento 5 Stelle. D'Amico è un esponente civico di alto, direi altissimo valore, non ha nessuna tessera di partito e può rappresentare pienamente la sintesi del patto per l'Abruzzo che abbiamo sottoscritto. Resta sospesa la scelta del partito di Calenda e chissà che la pausa di riflessione non si riduca drasticamente, insomma che non si ridimensioni il tempo di digerire la mancata scelta di Carlo Costantini come candidato unitario. Chissà che non sia quella generosità, termine usato in più di una circostanza da Camillo D'Alessandro di Italia Viva, ad avere la meglio e a portare tutti insieme l'Abruzzo verso un obiettivo comune.